Adesso sto vedendo il telegiornale e lo commento. Come la Bonino che difendeva i diritti umani consegna nelle mani di un dittatore a un dissidente? Se Alfano e Bonino fossero stati in carica durante la Guerra Fredda, non si sarebbe mai iscritto Arcipelago Gulag. Monta, dire del PDL, è un attacco frontale ad Alfano, dicono dal partito, che lo respinge con una raffica di dichiarazione. Alfano e Bonino difendono i dittatori, non chi chiede l'asilo politico per i siano rispettati i diritti umani, ed addirittura fanno perseguire i familiari di quelli che chiedono il circo completo, poi con Brunetta anche, che anche lui si mette a perseguire chi chiede i diritti umani. Che si scaglia contro il Partito Repubblica, così lo chiama, che vuole usare Alfano come una bomba umana per far esplodere Palazzo Chigi e mettere Renzi al posto di Letta. L'iniziativa di Repubblica è una vergogna. Ma nella vergogna sei tu, Cicchetto, che consegni i familiari di un dissidente politico che è perseguito per ragioni ideologiche. È evidente da parte di Repubblica che è quella di far cadere l'attuale governo per dar via libera ad un'ipotesi Renzi, e attraverso questo si cerca di colpire. Ma insomma, non è stata rispettata la procedura per chi chiede asilo politico, l'hanno consegnato ipocritamente ai familiari e poi dicono che vogliono fare cadere il governo, ma se il governo non governa, non fa rispettare i diritti umani, che cada, no? Ma Alfano conferma la linea dura sulla responsabilità. Parla invece Emma Bonino, umanamente dice: vivo questa vicenda con molta amarezza. Intanto le decisioni per farli espatriare le hai prese, Emma, poi vivi con amarezza, ma sti casi, no? Questo piano, il caso diplomatico della Sharabayeva, non si sono mai visti, e Berlusconi in quei giorni è rimasto sempre ad Ascoli. E lui se ne è fregato. Non credo che questo accordo con il PDL possa andare avanti molto, così Matteo Renzi sulla tenuta del governo. Detto questo, aggiunge Renzi, se fa bene io sono l'uomo più felice del mondo. Quanto alle polemiche per l'incontro con Angela Merkel, il sindaco di Firenze Tagliacorto, andare a trovare di nascosto un primo ministro è una barzelletta, dice Letta, sapeva. Ma poi il suo primo ministro è Angela Merkel, non è Letta. Miliardi per aerei difettosi, e sul suo blog se la prende con Enrico Letta, che dice non avrebbe neppure il coraggio di assumersi la responsabilità davanti ai cittadini. L'Aula del Senato ha iniziato la discussione delle mozioni sui cacciabombardieri, tre contrarie presentate da Movimento 5 Stelle, che ha esposto cartelli in aula, da SEL e alcuni senatori del PD. Quella di maggioranza, sostenuta da PD, PDL e Scelta Civica. Intanto gli aerei ve li prendete in culo tutti voi, perché li pagano con le vostre tasse. E intanto non avete gli asili nido, le pensioni, bla bla bla, no? Quindi vola vola aeroplanino. Ruolo femminile in TV e plaude alla scelta della Rai di non trasmettere Miss Italia. Sentiamo Marina Nalesso. Quella benzina non serviva per un motorino che non riusciva più ad andare, per la sua moto, era per bruciare la ragazza, cioè aveva Le trema un po' la voce, racconta l'incontro avvenuto qualche giorno fa con la mamma di Fabiana Luzzi, la 15enne bruciata viva dal suo fidanzato, di poco più grande di lei. Lo definisce uno dei momenti più difficili da quando è entrata a Montecitorio. E si commuove, ma parla a tratti anche con molta durezza. Parla di donne e di potere, la Presidente della Camera, e lo fa durante un convegno promosso dalla CGL sull'immagine femminile nei media. Nel suo intervento attacca frontalmente l'immagine di una donna ritoccata al Photoshop, che definisce grottesca e che non è altro che il frutto malato di stereotipi del tutto irrealistici. Critica il ruolo delle donne in TV e proprio per questo apprezza la scelta fatta dalla Rai di non trasmettere più Miss Italia. Dovremmo essere tutte contente e contenti di una scelta come questa, perché è moderna, perché è civile, perché i ragazzi italiani devono poter andare in TV per farsi apprezzare. Anche senza ostinare con un numero, hanno altri talenti le ragazze italiane. Presentate il rapporto sugli immigrati nel mercato del lavoro, 2.300.000 gli stranieri che lavorano in Italia, ma cresce il numero degli immigrati disoccupati. Ce ne parla Alessandra Azzolini.
La crisi non risparmia neanche gli immigrati. Per loro, come per molti in Italia, è allarme di disoccupazione. Nel 2012, si legge nel rapporto curato dal Ministero del Lavoro e Direzione Generale dell'Immigrazione, gli stranieri senza lavoro sono 385.000, circa 120.000 comunitari e 265.000 extracomunitari, con un tasso di disoccupazione pari al 14%. Insomma, le pari opportunità anche per gli stranieri in Italia di essere disoccupati come gli italiani. L'economia non c'è partita. Se non riparte, non parte. Bravo Giovannini. L'offerta di lavoro che, come sappiamo, produce circa 3 milioni di disoccupati. Abbiamo un ministro del lavoro che è sagace. Se non riparte, nulla parte. Se non va, non li va. Svantaggiate. Chi un impiego ce l'ha, si legge nel rapporto, prende circa 300 euro in meno rispetto ad un italiano. Nel 2012, infatti, i lavoratori stranieri hanno guadagnato in media 900 euro al mese contro i 1.304 dei lavoratori italiani. Infine la crisi pesante sulla... Almeno so che se io ritorno a lavorare in Italia posso prendere 1.300 e passa euro. Ma per quale lavoro? Per tutti i lavori? Più della metà degli occupati stranieri si trova lavoro come assistenti domiciliari e collaboratrici domestiche. Io mi voglio comprare un Samsung Galaxy S4 di 8 nuclei. Vado in Italia, ritorno in Italia solo se il mio lavoro me lo permetterà di comprare. In un'unica quota, così mi fanno lo sconto. Francesco Di Mario. Il prezzo di benzina e gasolio torna vicino ai massimi, periodo di esodo estivo, e il ministro dello sviluppo... Vado al massimo, cantava Vasco Rossi. Ecco, adesso la benzina va al massimo, lui va al minimo. ...del reddito delle famiglie e di non aumentare o di ridurre al minimo l'aumento in modo tale da non pesare sulle condizioni di reddito delle famiglie. Che poi è tutto un grande imbroglio. Aumenta il petrolio del 5%, ma non deve aumentare la benzina del 5%. E se aumenta il diesel e la benzina del 5%, che è solo una frazione di quello che si produce dal petrolio, poi aumenta anche la pasta del 5%, quando la benzina incide solo per una frazione sull'aumento della pasta, però tutto aumenta del 5% quando aumenta il petrolio del 5%. È un inganno, gente. Dall'inizio di luglio le quotazioni internazionali sono salite di 5 centesimi, in Italia di un centesimo e mezzo. Il divario dall'Europa si è ridotto ad un centesimo e mezzo, spiega l'Unione Petrolifera, per la quale situazione economica e consumi non giustificano questi prezzi, sui quali si riflettono le crisi geopolitiche. Confermato infine lo sciopero dei distributori di benzina autostradali, pompe chiuse dalle 22 di domani alle 6 di venerdì mattina, i sindacati di categoria parlano di indifferenza del governo alle denunce dei gestori ed apprezzano l'autorità di garanzia sugli scioperi che ha convocato compagnie petroliferi e concessionari autostradali sui temi della protesta. Non i fumi dell'Ilva, ma quello delle sigarette riaccende le polemiche sull'inquinamento a Taranto. Tutto parte da una dichiarazione oggi smentita. Bondi, mazza, oh! Che certo che è uno commissario straordinario, no? Adesso neanche una settimana mi è morto un altro ragazzo, è morto qui sui tamburi, con il male. Dico, tumore, operato, chemio e roba male. Ma non sappiamo altro, lavoro in Ilva. È l'Ilva che ci fa fumare a noi, no che noi fumiamo assai. Non ci stanno gli abitanti di Tamburi, il quartiere di Tanto. Sì, commissario straordinario, commissario straordinariamente stronzo. Ma io dico, com'è che gli abitanti di quella città non si ribellano? Ma che sono scemi? Che spiega che l'aumento dei tumori ai polmoni in quella città è da attribuire a un consumo eccessivo di sigarette. Ce l'hanno anche con il sindaco, oggi l'hanno contestato al convegno dell'ARPA Orlando Taranto. Ma cacciatelo via il sindaco! Le affermazioni che noi rigettiamo, io dal punto di vista... Ipazio Stefano, ma Ipazio, sei un poco pazio! Vuole vederci chiaro, Orlando ha nominato 3 esperti che si occuperanno dell'industria siderurgica pugliese e ha convocato il commissario straordinario per capire l'origine di quella perizia che contrasta con quanto affermato dal tribunale. Le particelle trovate nei terreni intorno alla più grande acciaieria d'Europa e negli animali della zona sono proprio quelle dei camini dell'Ilva. E anche Bruxelles continua a monitorare il polo siderurgico di Taranto. L'8 luglio scorso ha chiesto all'Italia... Il sindaco è pazzo. Rimangono 2 settimane... È un pazzo.
Ed ora le notizie dall'estero: l'America in piazza per il caso di Trayvon Martin dopo la soluzione della guardia giurata che uccise il ragazzo afroamericano di 17 anni, cresce l'indignazione. La corrispondente Giovanna Botteri. È una folla pacifica quella che si raccoglie spontaneamente a Union Square nel cuore di New York. Ci sono molti ragazzi afroamericani, ma anche bianchi e ispanici. Sui cartelli la foto di Trayvon Martin, il 17enne nero ucciso da un vigilante armato che una giuria della Florida ha dichiarato non colpevole. Sono fiera di essere americana, di stare insieme a gente di tutte le razze, dice India, arrivata con la sua bambina. Ma purtroppo il razzismo continua a... Poi vanno a parlare dei diritti umani nel resto del mondo quando non riescono i nordamericani a risolvere i loro problemi di integrazione, i loro problemi razziali, i loro problemi dei diritti umani. Che cazzo si vanno a fare le guerre pacifiche in tutto il mondo per salvare la gente e i loro diritti umani? Che si vanno a criticare l'Iran o l'Afghanistan quando loro sono il vero Afghanistan e Iran? Forse la città sull'orlo della rivolta civile, la protesta è diventata subito violenta, rabbiosa. Forse non basterà fermarlo l'annuncio fatto dal ministro della giustizia che le indagini vanno avanti e che il processo a Zimmerman potrebbe essere riaperto. Ma è una questione di sistema, anche se fanno giustizia, ma... primo ministro di Mariano Rajoy dopo le... Rajoy, sei uno stronzo. Mazzette e fondi neri ai politici, il premier resiste e dice non mi dimetto. Alessandro Cassese. Corrotto e non si dimette. Ma i mortacci tua. Il governo spagnolo si chiama Luis Barcenas, per 6 anni oscuro senatore, ma soprattutto per quasi 20 tesoriere del Partito Popolare, lo stesso del primo ministro Mariano Rajoy. Barcenas, finito in carcere a giugno per frode fiscale e riciclaggio, ha confermato oggi le sue accuse di aver pagato in nero politici illustri del partito, a cominciare da Rajoy. Le minute dei versamenti le ha pubblicate il quotidiano conservatore Il Mundo, che ha sviluppato l'inchiesta del concorrente progressista El País. 25.000 euro in banconote da 500 per Rajoy nel 2010, altre buste analoghe nei 2 anni precedenti. Soldi che arrivavano a Barcenas da imprenditori a caccia di appalti e di favori. La credibilità opposizione socialista ne chiede le dimissioni, ma Rajoy resiste. Difenderò la stabilità politica e completerò il mandato che mi ha... Certo, la stabilità politica è continuare con le corruzioni. E poi il mandato gliel'hanno dato quando non si sapeva di queste corruzioni. La gente non sapeva che era un corrotto Rajoy, per quello l'hanno votato. Adesso lui vuole continuare con il mandato elettorale, ma non era nel conto che lui dovesse fregare i soldi alla gente. Essere una strage. Cristina Raschio. È tornato a casa in libertà, una denuncia per omicidio colposo, lesioni e guida in stato d'ebbrezza. E l'epilogo della tragedia la scorsa notte a Torino, quando un 26enne moldavo, ubriaco alla guida della sua auto, si è schiantato contro un marciapiede e investito 3 ragazzi. Ragazzi come lui, uno di loro è morto. Meno male che dice poteva essere una tragedia, solo morto uno, si vede che quando muore uno non conta, no? Com'è? Ma che cazzo di telegiornale è questo? Ammazzano una persona è sì una tragedia, no? Voglio dire, se ammazzavano il cronista che lo dice, che non era una tragedia che muore uno, ma li mortacci loro, stronzi, ma fanno non cazzare. Il giovane aveva un tasso alcolemico nel sangue 4 volte superiore al limite consentito. Intorno a lui si è riunita una piccola folla, amici dei ragazzi, vestiti e automobilisti di passaggio. Prima insulti, poi l'atmosfera si è fatta minacciosa. I vigili urbani lo hanno a stento portato via insieme alla ragazza che era con lui. Lo dovevano lasciare con la gente, così lo ammazzavano a quello stronzo che ha ammazzato una persona. La vittima si chiamava Christian, 24 anni, viveva a Ivrea. Era andato a Torino per il concerto, non vedeva l'ora. Ieri pomeriggio aveva postato sul suo profilo Facebook un video che aveva girato col telefonino proprio dal festival. La studentessa cinese trovata morta sulle rive del lago Trasimeno aveva conosciuto su una chat il 37enne che l'avrebbe abbandonata dopo un malore. È stato denunciato, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Erika Baglivo. Si erano conosciuti attraverso una chat, mesi di conversazione e poi quello che con tutta probabilità è stato il primo ed unico incontro tra la ragazza cinese di 19 anni trovata morta vicino ad un lido del lago Trasimeno e l'operaio fiorentino di 37 anni denunciato a piede libero dai carabinieri
l'uomo, ascoltate, assassino, soccorso, di cadavere, omissione di soccorso, di altro delitto, le sue dichiarazioni. Perché? Che gli era successo alla ragazza? Dell'autopsia slittata domani mattina, la ragazza potrebbe aver assunto droghe, forse anche inconsapevolmente. Dall'esame autoptico, dunque, elementi che potrebbero peggiorare la posizione del 37enne incensurato, che avrebbe abbandonato il corpo della giovane nel parcheggio vicino al lago, preso dal panico dopo che qualcosa è andato storto. Intanto a Perugia sono arrivati due funzionari del consolato cinese di Firenze, accolti dall'università per stranieri. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la famiglia della 19. Ecco, una cosa che ho notato è che quando succede qualcosa a un cinese all'estero si mobilita subito il consolato, i diplomatici, gli ambasciatori. Qua all'estero, quando succede qualcosa a un italiano, difficilmente si mobilita l'ambasciata italiana e il consolato italiano. Non come come fanno i cinesi. Dovremmo diventare cinesi tutti quanti. Da un rapporto del Tribunale del Malato emerge che i pazienti si affidano sempre di più spesso alla sanità privata, ticket troppo cari e liste d'attesa interminabili. Ce ne parla Carlotta Mani. Hanno distrutto la sanità pubblica in Italia, vi rendete conto? E poi promettono di risanare il paese, tutti i politici. Delinquenti. Hanno chiesto più di un anno. Che si tratti di ginecologia o ortopedia, in media 6-7 mesi di attesa per esami e visite con punte eclatanti, come nella provincia di Savona, dove per le ecografie non sono più possibili le prenotazioni per l'intero 2013. Così le liste d'attesa diventano per il 74% dei pazienti il problema numero uno. Poi c'è l'aumento del ticket, arrivato a 36 euro circa, con punte di 45 come in Calabria e 46 in Sardegna, cifre che oggi dirottano i cittadini verso il privato. L'aumento del ticket è successo che probabilmente si è ridotto un po' la domanda, compensando quindi l'incremento delle entrate per le aziende. Quindi ha funzionato? Ma io direi di no, che non può funzionare questa soluzione dell'incremento del ticket. So che sono certi esami che se tu paghi privatamente spendi un po' meno rispetto al ticket che dovresti fare. Ma è successo per caso? 13,65 euro. O hanno fatto apposta? Esame per diagnosticare la gravidanza, 24,90 con ticket, 22 in privato. Per me che hanno fatto aumentare i ticket perché tutti si dedicano alla medicina privata. Non può essere che sia casuale. Secondo il rapporto, la fuga verso il privato sembra destinata a non fermarsi. Di quanto aumenterà il ticket a gennaio prossimo? Diciamo andrà spalmato, 800 milioni di aumento di ticket nello scorso anno hanno portato più o meno l'incidenza sulle famiglie. Che poi aumenta il ticket ma non aumenta il servizio, occhio gente. Cosa succederà quando si aumenterà di altri 2 miliardi? In Francia nuova azione dimostrativa di Greenpeace contro il nucleare, evadendo tutte le misure di sicurezza. Alcuni attivisti di diverse nazionalità hanno scalato il muro ed esposto su due reattori striscioni con la scritta Hollande, presidente della catastrofe, e Fresastain, incidente nucleare. Hollande in campagna elettorale aveva promesso di ridurre la produzione nucleare chiudendo almeno 20 reattori. Fresastain, costruita 30 anni fa, è considerata una delle 5 centrali più pericolose del paese. 29 attivisti che hanno partecipato all'irruzione sono stati fermati, tra loro anche alcuni italiani. L'India dice addio ad un'era, quella del telegramma. Alla mezzanotte di oggi spedito l'ultimo messaggio postale veloce e portato dagli inglesi, pensate, nel 1850. Carlotta Angeloni. Allegria! La storia dell'India. Va in pensione dopo 163 anni di onorato servizio il vecchio telegrafo, soppiantato da SMS, smartphone e email. Centinaia di cittadini che si sono accalcati negli uffici per l'ultimo nostalgico invio. Questo è mio nipote. Gli sto scrivendo un telegramma perché fra 20 o 30 anni si ricordi di suo nonno. Arrivato con gli inglesi nel 1850, solo nel 1854 fu esteso agli indiani. Scommetto che invece in Italia il telegramma ancora ce l'abbiamo. Coprire
le enormi distanze dell'India, diventato metafora del messaggio urgente nelle trepidanti famiglie allargate, annuncio di morte e nascite, riconosciuto legalmente persino per la denuncia di matrimoni segreti, proibiti per carta. Le spese ormai sono troppo alte, 25 rupie per 30 parole, mentre gli sms sono quasi gratuiti. Una perdita di oltre 26 milioni di dollari, troppi per un paese alla rincorsa del suo ruolo di potenza economica mondiale. Così, nonostante le proteste di chi dice che solo il 26% della popolazione possiede cellulare e quasi nessuno dei villaggi più poveri e sperduti dell'India, il telegramma rimarrà solo un ricordo. Fra i tanti ormai celebrati... Ma tanto sono pragmatici. A chi cazzo vuoi che preghi che gente povera dell'interiore dell'India si mandino dei messaggi? Che vuoi che si possano scrivere? Ciao, come stai? Ma certo che se non sta bene sta male, quindi che l'80% degli indù non abbia, degli indiani non abbiano un cellulare, non frega un cazzo a nessuno, cioè non hanno niente da scriversi, ciao. Come James Bond, ma di sicuro arriverà più puntuale del Royal Baby che continua a farsi aspettare. Soprattutto il 24esimo film di 007 potrà contare sullo stesso Magic Team del superbo Skyfall. Dietro la macchina da presa torna Sam Mendes. Il regista si era preso una pausa per concentrarsi sul suo lavoro teatrale. Torna 007, ma dove è andato? D'altra parte, a chi gli può importare dove era andato, no? 007 è rimasto chiuso in una filmoteca, adesso ritorna, tutti contenti perché ritorna 007. Yeee, ritorna 007, e dove va? Probabilmente basato su Devil May Care, il romanzo scritto da Sebastian Poe nel 2008 per il 100° anniversario di Ian Fleming, l'inventore di Bond. Le sue storie originali esaurite, ma 007 è ormai un brand che non ha più bisogno del creatore. Ormai leggono 007 anche se l'inventore è morto. Musica, ironia e anche una sigla a sorpresa. Paolo Sommaruga. Eccoci qua ragazzi, addirittura è arrivata la telecamera del TG1. 30 monaci buddisti sospesi per uso di droghe. Mi pare che la droga arrivasse dalla Calabria, i bonci degli acci. Tre canzoni dell'estate. Rischia a noi battuti, si ha visto i mineri, ogni tre passi, facciamo 6 metri, vamos alla playa, oh, sembra che anche loro si sono presi un po' della droga di Riace dei Bonzi. Quale non lo so e non lo voglio neanche sapere perché io non ne prendo. Salvo e chiara.